Che cos'è il karma e come possiamo cambiarlo? Ora, nella tradizione vedica o nelle tradizioni orientali, il karma è conosciuto, noto come la legge di causa effetto, cioè ciò che facciamo, le nostre intenzioni, soprattutto le nostre intenzioni, ma anche le nostre azioni, generano, secondo la tradizione, un effetto. Questo effetto sarà direttamente proporzionale o comunque per assonanza simile alla causa, cioè all'azione che abbiamo fatto. Risponde un po' al principio di conservazione: ad ogni azione corrisponde una reazione e questa reazione è simile all'azione. Ecco quindi che la reazione all'azione però può avvenire, secondo la tradizione, non soltanto nel tempo e nello spazio in cui l'azione è stata effettuata, ma anche in un'altra vita, in un altro tempo, in un altro spazio. È per questo che il karma si propaga di vita in vita. Ecco quindi che per modificare gli effetti dobbiamo agire sulla causa, quindi dobbiamo, detto in gergo, bruciare del karma, cioè fare delle azioni che vadano a contrastare il karma generato in modo tale da bruciarlo, da eliderlo, un po' come il più e meno si annullano a vicenda, dobbiamo mettere in atto delle azioni che ci annullino il karma. E noi conosciamo il karma, secondo la tradizione, sulla base delle cose che ci capitano. Il karma sarebbe quindi la spiegazione, ad esempio, ad eventi negativi, ma anche ad eventi positivi che apparentemente accadono senza, diciamo, una giusta motivazione. Ad esempio, ci sono persone buone che vengono tartassate in tutti i modi, potremmo dire, dalla sfortuna. Questo potrebbe essere giustificato da un karma negativo accumulato in vite passate. Ciò che loro mettono in atto, diciamo, gli permette di bruciare il karma in questa vita e sarebbe un preludio ad una vita futura più felice. Ora, dal punto di vista della fisica quantistica, le cose non funzionano esattamente in questi termini, in quanto non esistendo una consequenzialità di tempo presente, passato, futuro, dire che ciò che faccio oggi influirà su ciò che faccio domani ha un senso se il tempo è assoluto, ma in contesti di tempo non assoluto, dove passato, presente e futuro sono frammisti, addirittura dove il tempo non esiste, è soltanto una percezione, non ha senso fondamentalmente parlare di causa-effetto. Cioè la fisica quantistica elimina dal karma l'essenza del karma stesso, che è la reazione di causa ed effetto. Ora, come possiamo integrare quindi queste nostre scoperte recenti della fisica quantistica con le antiche tradizioni orientali sul karma? Beh, in modo abbastanza semplice, il karma non perderebbe il significato, ma diventerebbe semplicemente all'interno dello spazio-tempo ciò che la persona va a percepire. Cioè la fisica quantistica dice fondamentalmente che in un universo dove tutto è possibile, in un universo atemporale, è la nostra coscienza che va a illuminare, a rendere temporali alcuni eventi, va a percepirli, ma non in sequenzialità temporale. Cioè io potrei essere il frutto di quello che ero in una vita che adesso chiamo futura, che apparentemente è assurdo, ma dal punto di vista quantistico tutto quadra. Quindi fondamentalmente il karma sarebbe ciò che va a pilotare la coscienza, ciò che fa collassare la funzione d'onda di Schrödinger. Cioè la funzione d'onda di Schrödinger che collassa e rende tra gli infiniti eventi possibili, passati, presenti e futuri non importa, al di fuori del tempo, quelli che vengono praticamente risucchiati all'interno del tempo, ciò che li seleziona è praticamente il karma. E quindi andare ad agire sul karma,
sulle azioni che facciamo è veramente importante perché le azioni vanno a comandare ciò che noi andremo a sperimentare. Andremo a sperimentare al di là del tempo, quindi già ad esempio in questa vita in cui siamo immersi in questo spazio-tempo, ma anche in altre situazioni. Quindi il significato profondo del karma non cambia, cambia soltanto il paradigma, nel senso che non esiste più una causa ed un effetto, ma esiste, direi, una legge di selezione che fa collassare la funzione d'onda, ma gli effetti pragmatici, pratici, non cambia niente. Quindi, le azioni che facciamo, ciò che facciamo e l'intenzione soprattutto che abbiamo è ciò che ci permetterà di selezionare tra i tanti universi possibili, tra le tante situazioni possibili, quella che andremo a sperimentare. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionev.com. Ciao!